Un saluto da Pierluigi Pardo e benvenuti a questo match con me, come sempre, Stefano Nava, a cui cedo subito la parola. Grazie Pier, non vedo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio e speriamo di assistere a un incontro emozionante, ricco di gol e spettacolo, come purtroppo non se ne vedono spesso nel nostro campionato. Lazio e Juve si affrontano sempre a viso aperto, l'ultimo incontro con un titolo in palio fra queste due squadre è stata la finale di Coppa Italia, 20 maggio 2015, vittorie supplementari per la Juve col gol di Matri. I biancocelesti mettono sempre il massimo dell'impegno quando si trovano davanti ai bianconeri, sono sicuro che anche oggi potremo assistere a un incontro molto interessante. Match di oggi con la Juve protagonista, che ne pensi del momento bianconero, Stefano? Sarà colpa della pressione, fatto sta, per il titolo, invece si ritrovano ben lontani dalla vetta per entrare in gioco. Vittoria oggi. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Partono col 4-5-1, che però può diventare anche 4-3-3. Il piano tattico sembrerebbe questo, Pier. E così deve averla preparata. Sono i giocatori che cominceranno la sfida per la Lazio. Si affidano al 3-5-2 per la sfida di oggi. Un modulo che può cambiare in corso d'opera, diventando per esempio un 5-3-2 di matrice più conservativa. Sono curioso di vedere quali sorprese ha in serbo l'allenatore per questo match. L'Allianz Stadium è certamente fra il fiore e l'occhiello del nostro calcio, primo stadio italiano di proprietà di un club, la Juve. Qui ha costruito negli ultimi anni buona parte delle sue fortune in Italia e in Europa. Beh, un vero e proprio fortino per i bianconeri, come dimostrano le pochissime squadre che sono uscite da qui con un risultato positivo. Gara che verrà diretta da Filippo Giacoletti. Dybala. Quadrato. La Juve a caccia del gol. È stato fermato dal difensore. Lucas Leiva. Dybala. Occhio al Pipita. Punizione da posizione decisamente favorevole questa. C'è l'intervento di pugno, palla deviata, sarà calcio d'angolo per la Juve. Il tiro potente e ben indirizzato, ma il portiere se l'è cavata alla grande. Occhio al cross di Dybala. Mandžukić, c'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Pjanic, passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Quadrato. Higuaín, occhio al suo movimento, ottima la chiusura, ferma l'azione. Basta. Immobile. Pipita Higuaín. Attenzione a Dybala. Dybala! 1-0 dunque, raccolgono i frutti di un'ottima prestazione fin qui. Stavano facendo un po' quello che volevano, troppo passivo. L'atteggiamento della squadra avversaria, vantaggio direi più che meritato. Un bel gol realizzato con quello che è il suo piede debole. Non era per niente una conclusione semplice, ma se l'è cavata egregiamente. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione.
Si riparte con la Juve in vantaggio nel punteggio. Radu. Lucas Lane. Quadrado. Recupera palla intercettando bene il pallone. Ci sono metri a disposizione. Milinkovic-Savic. Luis Alberto. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Lulic. Immobile. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Dybala. C'è il vantaggio, la Juve può attaccare. Paolo Dybala. Palla interessante per Mandžukić. Non riesce a bloccare, attenzione. Buono l'anticipo del difensore. Quadrado. Si avvicina all'area. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Viene ammonito dunque per il precedente fallo prima del vantaggio, no? Sì, 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 non c'è dubbio, c'è stato il vantaggio, ma ora gioco fermo, l'arbitro è intervenuto. Basta. Lucas Lane. Attento qui il difensore che allontana. Parolo. Guadagna metri verso l'area. Milinkovic-Savic. Sale Lulic. Recupera il pallone sulla fascia. Pjanic. Paolo Dybala. Basta. Lulic. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Guadagna metri. Può andare. Occhio al... Allontana di pugno il portiere. Ecco che dira. Il difensore è un muro su questo tiro. Lucas Leiva. Si chiudono così i primi 45 minuti, risultato di 1-0. Lazio che ha dato il via alla seconda frazione di gara. Vediamo cosa cambierà rispetto ai 45 primi minuti. Milinkovic-Savic. Immobile. Punta l'area. Supera il difensore. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Ha sbagliato il disimpegno regalando la rimessa con le mani. De Vrij. Pjanic. Quadrado. Paolo Dybala. C'è spazio per andare. Grande parata. Super portiere. Quadrado. Dybala. Tentativo che finisce al lato. Gran gesto tecnico qui dall'attaccante. Grande fiuto a un passo dal gol con questa pregevole conclusione a giro. Occhio al suo movimento. Parolo. Lucas Leiva. Arriva la segnalazione che ferma il giocatore tutto solo verso la porta. Un'azione spettacolare, può essere vincente, è giusto fermare il gioco. L'apertura larga per Quadrado. Dybala. Pallone controllato senza difficoltà dai difensori.
Luis Alberto. Paolo Dybala. Pallone interessante di Dybala. Occhio, si prova il pipita. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Apre bene di testa. Paolo Dybala. Interrompono bene l'azione. Parolo. Mario Mandžukić. Khedira. La Juve a caccia del gol. Dybala! Vicino al secondo gol, ma stavolta il portiere gli ha chiuso la porta. Ci proverà sicuramente, non è uno che si arrende. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. Pjanic. Pipita Higuaín. Ci sono metri a disposizione. Occhio al tiro di Higuaín. Buona la parata impresa da parte del portiere. Di testa per il compagno. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Prova il pipita. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. È un cambio importante questo per dare energie fisiche e psicologiche alla squadra che è sotto. La mette in mezzo Dybala. Chiellini! Grande riflesso del portiere, che dice di no. Milinkovic-Savic. Puntuale qui il difensore nel recupero. Ancora 600 secondi alla fine. Grande atmosfera adesso sugli spalti, momento chiave della gara per modificare le sorti del match. Risultato in bilico, nell'eventuale... Occhio al tiro di Higuaín. Respinge il primo tiro. Lo ferma ma non controlla. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Baragna metri. C'è il recupero del pallone. Si andrà avanti a giocare per altri due minuti. Punta l'area. Felipe Anderson. Arbitro che dice che può bastare. Finisce qui. Si chiude qui dunque la partita. Molto combattuta, molto sentita da entrambe le squadre e dalle tifoserie. Una rivalità storica tra queste due formazioni. Entrambe hanno dato il massimo. È stata la squadra più concreta e concentrata ad avere la meglio.